il match della seconda categoria, gruppo H. Le squadre sono già scese in campo, il pallone al centro, partita che conta per entrambe le formazioni visto che hanno bisogno di punti. Oggi scontro salvezza e quindi il match sta per incominciare. Alla ripartenza con Santucci che tocca su Poce. Cioci con calma adesso, il Real Montelanico. Pallone largo, poi subito riconquistato dal Gallicano con la palla al centro, quindi larga, area di rigore un po' vuota, arriva adesso Martino, la palla dietro per Cacciapuoti che in caduta non riesce ad inquadrare la porta, sfera alta, altro pericolo però creato dalla formazione di casa. Nico, salgono quindi le torri, il Gallicano è tutto schierato a difesa della propria area di rigore, arriva il fischio, parte quindi il cross, troppo sul portiere, nessun problema per Monni che blocca e ricomincia. E allora Saturno porta lui il pallone, Yen che intanto sembra essersi ripreso, prova a proporsi, la palla è lunga su Cacciapuoti che lavora bene di sponda, Martino può attaccare centralmente, vede poi lo spazio sulla sinistra e qua Cioci, grande uscita la sua, interviene Pulito sul pallone che ha dato prova di poter segnare da lì e poi invece è il capitan Martino che si prende la responsabilità della battuta. E allora è tutto pronto, si attende solo il fischio del direttore di gara che arriva adesso, parte Martina, è una finta perché poi la conclusione arriva, centrale sotto porta, Cacciapuoti non trova lo specchio, dopo il tiro di Iacchetti la palla è sul fondo. Arriva il cross, buono al centro, Damiani mette in porta e trova l'1-0 per il Gallicano che passa in vantaggio. 1-0, Gallicano nel Lazio, gol di Damiani. Montelanico che potrà usufruire del calcio di punizione con Poce in zona palla. Parte quindi Poce, il tiro in porta, allunga la traiettoria, alza le mani Monni e quindi sarà corner per il Montelanico. E c'è quindi lo stesso Masella in battuta del calcio di punizione quando scocca il 40esimo, 5 minuti quindi al termine del primo tempo più un eventuale recupero a discrezione ovviamente del direttore di gara. Occasione per il Montelanico con il cross sul secondo, lo stacco di testa qui pericoloso Raimondi e quindi ci siamo, sta per ricominciare il secondo tempo del match. Il punteggio fin qui sorride al Gallicano, 1-0 ovviamente contro il Montelanico e si comincia, iniziano i secondi 45 minuti che tocca vicino e quindi Iasiello allarga sulla sinistra dove c'è Saitta, può salire, poi vede solo maglie gialle di fronte a sé e si ricomincia con il palleggio del Montelanico, la sfera subito su, arriva in chiusura ancora Saturno, fin qui perfetta la sua partita, allora Martino, ottima la palla larga, occasione Gallicano con la conclusione che termina però sul fondo, ci ha provato Bisesto che fin qui sta vincendo per 1-0 quando siamo entrati nel 30esimo, secondo tempo dei ritmi piuttosto bassi. Pallone quindi al centro, Martino può gestire, cerca quindi il dribbling centrale, la palla poi è buona per Cacciapuoti, la sfera sul fondo e qui ha qualcosa da farsi perdonare il numero 9 che lo sa benissimo, se la prende con se stesso, si rimane sull'1-0. Ancora Montelanico a gestire, palla che passa. E allora si prosegue con Saitta in possesso, il tocco in appoggio su Santucci, poi Cacciapuoti riconquista, va da Martino e si apre quindi il campo per il numero 10 che adesso ha l'ultimo avversario da superare, ancora Martino, passa bene, va la conclusione, palla che termina ancora fuori, incredibile,
la cosa più facile non è riuscito a far Martino, azione spettacolare, palla sul fondo, aprire le maglie del Gallicano. E allora Mancini, Damiani va al recupero, prova a giocare sulla destra, riesce a chiudere la difesa in maglia blu, poi palla strana al centro che trova il controllo di Bonafede che allarga quindi da Mancini. Allora va a puntare il numero 14, passa Mancini, qui arriva una gran parata di Cioci che allunga sopra la traversa, sarà corner per il Gallicano. Quindi ancora da giocare, il calcio di punizione è per il Gallicano. Battuta Mancini e Maura, poi rimane il solo numero 18, anche se Mancini non si disinteressa del pallone. E allora sarà Maura ad andare a battere. Parte il cross buono sul secondo, Damiani, la palla che è ancora fuori e sembra quasi che lo facciano apposta. Ci sarà di partita prima che l'arbitro fischi la fine, il triplice fischio. E allora si gioca Montelanico in possesso, la palla è su, arriva su il triplice fischio, vince il Gallicano che si prende quindi tre punti fondamentali, chissà se ne arriveranno altri in questo finale di campionato. Io mando quindi un saluto a tutti.